Buongiorno a tutti e benvenuti alla finale di School of Green. Vi ringraziamo tutti per essere in diretta con noi e da quello che ci dice la regia siamo davvero in tantissimi. Mi presento subito, io sono Paolo De Notaris, con molti di voi, con molte insegnanti ci siamo sentiti e abbiamo parlato tramite mail o anche a voce di persona e mi occupo della parte di comunicazione e marketing dell'azienda Italian Gas. Ho seguito il contest dal primo giorno in cui è nato, proprio i primi attimi in cui è venuto, diciamo, alla luce. Con me oggi c'è Francesco Valenzano da Bari. Ciao Francesco! Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti quanti chi ci sta ascoltando in live streaming in questo momento dalla pagina di School of Green. Io sono Francesco Valenzano, sono dell'agenzia di comunicazione Puglia, in collegamento da Bari e mi occupo della comunicazione di Italian Gas insieme a Paolo De Notaris. Oggi 18 giugno siamo qui per celebrare e nominare e assegnare anche il titolo di classe più green e la scuola più green d'Italia, chi ha vinto il contest School of Green. L'attesa è ormai palpitante, siamo arrivati ormai all'ultimo atto finale di questo concorso. Vi devo dire che oggi in realtà avrebbe dovuto essere un'occasione diversa, perché i nostri progetti iniziali erano quelli di in realtà realizzare un grande evento dove ospitare tutte le scuole, tutte le classi a Termoli, quindi una grande festa tutti quanti insieme dal vivo. Purtroppo l'emergenza Covid-19 ci ha impedito di realizzare l'evento dal vivo e siamo stati costretti a cambiare i piani in corsa e a effettuare un collegamento in live streaming. Questo non toglie comunque suspense al momento e tensione e speriamo insomma di poter rendere felici almeno una classe e una scuola di tutti coloro che hanno partecipato. Allora, sì, Francesco, infatti abbiamo ripiegato così, però diciamo che teniamo duro nonostante questo periodo. Comunque la finale era... si doveva fare, come appunto era giusto fare. Allora, Italian Gas, la presentiamo l'azienda che vende energia elettrica e gas ed è impegnata quotidianamente nella sua missione green, che è propensa al rispetto dell'ambiente e dedica ai propri clienti, infatti, delle offerte con energia estratta da fonti rinnovabili, dando così la possibilità di utilizzare energia pulita. Inoltre, per perseguire il nostro obiettivo green, abbiamo adottato anche delle semplici azioni all'interno della nostra struttura. Abbiamo eliminato quasi totalmente l'utilizzo della plastica in azienda. Infatti, dal giugno del 2019, l'azienda ha fornito a tutti i suoi dipendenti una borraccia come questa qui che vedo, che adesso vedete qui tra le mie mani, così risparmiando, evitando uno spreco annuo di circa 15.000 bottigliette di plastica. Ma non solo, non è finita qui, perché ci siamo impegnati anche per il caffè che abbiamo imposto, quindi l'utilizzo dei soli bicchieri di acqua, di vetro e di carta, eliminando completamente l'utilizzo dei bicchierini in plastica, stimando anche qui uno spreco di 12.000 bicchierini e altrettanti palette all'anno. Quindi questo ci ha fatto capire che basta davvero poco, partendo dalle piccole cose, per evitare quotidianamente di inquinare il nostro pianeta con uno solo dei tanti problemi dell'ambiente, cioè la plastica. Però anche voi a casa, anche i bambini, come abbiamo visto in questo contest, possono prendere e adottare delle soluzioni per ridurre questo inquinamento. E Francesco, continuiamo. Sì, guarda, tra l'altro aggiungo che l'impegno di Italian Gas è costante ed è sul territorio. Una delle caratteristiche di Italian Gas è quella della territorialità, cioè quello di essere molto vicini al territorio e di essere molto capillare. Per questo motivo abbiamo cercato di convincere, abbiamo diffuso tutto il materiale che sia ecosostenibile a tutti i punti vendita e tutti i punti di assistenza Italian Gas, che sono oltre 100 sparsi in tutta Italia, fra Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Paolo e quante più regioni. Sì, fino al Piemonte, arriviamo fino al Piemonte, quindi, dalla Sicilia alla Piemonte. Dalla Sicilia al Piemonte, e quindi dobbiamo a tutti divulgare queste nozioni, diciamo, questi comportamenti.
Esatto, l'impegno di Italian Gas non è solo quello di diventare assolutamente plastic free e quindi cercare di eliminare la plastica e tutti quelli che sono i materiali inquinanti e soprattutto ridurre la propria impronta ecologica sul pianeta, ma anche quello di sensibilizzare e creare una cultura della energia sostenibile, del risparmio energetico, del rispetto della natura, eccetera. Uno dei punti fondamentali della politica di green di Italian Gas è proprio diretta ai più piccoli, perché il caso di Greta Thunberg ci ha insegnato che sono proprio i nostri piccoli bambini, insomma, essere quelli più tenaci, il futuro, a parte che sono il nostro futuro, è forse la cosa più importante da proteggere, quindi dovremmo pensare anche, insomma, a quale pianeta stiamo dando in eredità ai nostri bambini, alle prossime generazioni, ma perché forse lavorando sulla cultura del risparmio energetico e del rispetto della natura, proprio con i più piccoli, possiamo creare una nuova generazione più consapevole e più rispettosa del pianeta, che si occupi del pianeta. In questa ottica, Italian Gas ha lanciato il contest School of Green, destinato a tutte le scuole elementari d'Italia che hanno aderito al concorso, cercando di diffondere un'etica e un rispetto nei confronti dell'ambiente, e cercando appunto di coinvolgere quelle che sono le nuove generazioni. Infatti l'obiettivo del contest, Francesco, permettimi, è stato proprio quello di sensibilizzare i bambini delle scuole elementari ad un comportamento ecologicamente virtuoso, promuovendo la conoscenza sui temi dell'energia, educandoli sull'utilizzo che se ne fa, evitando gli sprechi e promuovendo raccolta differenziata, il riciclo, riuso di materiali, per donare proprio loro, ai bambini, una specie quindi di seconda vita dei materiali, quindi che se iniziano fin da piccoli a capire che un materiale appunto non ha soltanto un uso, un utilizzo, una fine, ma che può essere riutilizzato in diverse situazioni, quindi creando quindi una cultura dell'utilizzo delle risorse, orientata ai principi della consapevolezza e della sostenibilità. Un ruolo fondamentale per la riuscita del progetto è certamente da attribuire agli insegnanti e alle insegnanti che hanno saputo alimentare nei bambini la giusta curiosità ed attenzione al tema. Ma un altro ringraziamento particolare è dovuto specialmente ai genitori che hanno supportato ed aiutato i propri piccoli nel comprendere l'importanza di ciò che stavano realizzando, soprattutto in momenti come quello del lockdown che abbiamo da poco superato, e essendo costretti a stare in casa e quindi ci si è sbizzarriti ancora di più su nuovi progetti e decorazioni e creazioni. Devo dire che a nome dell'Italian Gas mi sento orgoglioso di quanto ritorno e di quanto effetto abbia dato questo contest, ma soprattutto per l'importanza che hanno posto le insegnanti, ma soprattutto i bambini, che c'era nell'attesa di ogni nuovo numero, di tutti i formidabili quindi numeri che hanno realizzato e i quiz che hanno risolto. Quindi davvero un ringraziamento va a voi e a prescindere dal risultato di oggi, che è molto simbolico, perché ricordiamo che il contest sì che nasce con un premio e per decretare un vincitore, ma nasce soprattutto per infondere nei bambini, quindi nel futuro, l'etica del rispetto per l'ambiente. Quindi davvero, anche se non si può sentire l'applauso, fatevi un applauso tutti voi che ci state seguendo dietro lo schermo, perché avete vinto tutti. E Esatto, diciamo parliamo che adesso Paolo, dei numeri esatto. Il conto è stato un vero successo, devo dire. Non ci aspettavamo diciamo, un'adesione così ampia da parte delle scuole e anche una partecipazione così sentita da parte di molte scuole. Abbiamo praticamente coinvolto e aderito al contest oltre 40-50 scuole da tutta Italia, veramente da ogni angolo della penisola, e con la partecipazione di oltre 5.000 bambini delle scuole elementari, quindi tutti con grande entusiasmo. Purtroppo l'emergenza Covid e il lockdown non ci ha permesso di svolgere tutti i lavori come avremmo voluto che le scuole facessero, però abbiamo cercato di insomma, rendere quanto più facile l'adesione al concorso anche nella fase finale
del contest. Abbiamo una piccola sorpresa per voi. Voi sapete, ogni mese abbiamo distribuito, prima in maniera cartacea, poi in maniera digitale durante il lockdown, il fumetto School of Green, con il fumetto realizzato, e lo salutiamo, anche l'illustratore Michele Santorubo, bravissimo nel tradurre quelli che erano i concetti green di Italian Gas, e con una serie di giochi e di sfide sia per le classi che per le scuole. Ci sono arrivati tantissimi materiali, adesso fra poco vi diremo anche come li abbiamo valutati. Vi dico solamente che abbiamo però riservato per voi un piccolo regalo, un piccolo numero speciale, un almanacco, un albo per l'estate, dove raccoglieremo tutti quanti i fumetti realizzati quest'anno, e con alcuni giochi per da far svolgere ai vostri bambini sulla spiaggia, in montagna, in vacanza, dove vi troverete. Sarà disponibile su questa stessa pagina da oggi pomeriggio presto, da poco dopo la chiusura di questa diretta potrete andare giù nel link sotto e trovare il nuovo numero di School of Green per l'estate 2020. Paolo, io direi passiamo a far capire un po' come abbiamo valutato i progetti. Precisiamo, sì, che sono arrivati veramente tantissimi progetti, uno più bello dell'altro, uno più entusiasmante dell'altro. E poi abbiamo passato diverse giornate a scaricare. Molte ore, sì, ad analizzarli, quindi ci siamo dovuti prendere un bel po' di tempo, a volte anche serate, esatto, e quasi nottate, diciamo. Però è stato un piacere. Vi devo dire che vi siete anche sbizzarriti molti con la creatività, sono arrivati video, fotografie, relazioni, disegni, tutti bellissimi, devo dire. È stato veramente difficile trovare anche, individuare il vincitore. Ci siamo affidati a una giuria di esperti che ha valutato i progetti secondo alcuni criteri di valutazione. Il primo criterio di valutazione sicuramente è la creatività, ovvero la capacità di saper inventare qualcosa di nuovo prendendo spunto da vecchi oggetti da riciclare, conferendone nuova vita e realizzando idee originali. Sì, un altro dei criteri, Francesco, è stato la green idea, diciamolo proprio correttamente, cioè il progetto è presentato green e quindi ecosostenibile e rispettoso quindi per l'ambiente. Esatto, la terza criterio di valutazione è stata l'originalità. Ricordiamo che per ogni criterio di valutazione il punteggio è stato affidato da 1 a 20 dalla giuria. Il terzo criterio, come dicevamo, era l'originalità, ovvero la capacità di realizzare progetti assolutamente originali, mai visti prima, non copiati da nessun'altra parte e lasciati a totale inventiva da parte dei ragazzi. Sì, il quarto criterio è il follow-up e la sostenibilità, cioè la capacità del progetto di durare nel tempo, quindi di essere riprodotto, utilizzato e magari, perché no, brevettato, quindi avendo capacità di valorizzare quello che si ha e che ormai è abbandonato e riconvertirlo in qualcosa di utile, quindi la capacità di generare valore aggiunto dal recupero, riciclo e riuso. Ma esatto, adesso andiamo avanti con la giuria, Francesco, il momento... Esatto. Per dare appunto, dare i punti secondo questi criteri ad ogni progetto che è arrivato, ci siamo affidati a una giuria di esperti di tutto rilievo, che hanno appunto dato un punteggio da 1 a 20 per ogni criterio di valutazione. La giuria è stata composta da il dottor Claudio Vecchio, l'amministratore unico delle edizioni didattiche Gulliver, edizioni famosissime in tutta Italia per i libri didattici per bambini, appunto. Da Luca De Gaetano, presidente dell'associazione Plastic Free Onlus, associazione da sempre impegnata nella eliminazione della plastica dalla nostra vita quotidiana. Ed infine il dottor Pietro Petruzzelli, l'assessore all'ambiente, sanità, igiene e sport del comune di Bari, un assessore, un dirigente che è costantemente impegnato nella sua città a sviluppare comportamenti virtuosi e alla diffusione della cultura dell'ambiente e del riciclo. Ed infine l'amministratrice ovviamente di Italian Gas, Lorenza De Marinis. Sì, Lorenza De Marinis che è qui con noi e che do la parola, quindi le passo parola, eccola qui che sta arrivando. Ciao Lorenza, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e bentrovati alla finale di School of Green.
Benvenuta Lorenza. Io spero di non ripetermi perché di fatto avete detto un po' tutto. Questa è una finale sicuramente insolita perché questa emergenza Covid ci ha limitati. In ogni caso non avremmo mai potuto consentire a questo brutto coronavirus, come lo chiamano i bambini, di impedirci di concludere questo percorso nel migliore dei modi possibili e soprattutto non potevamo vanificare il vostro impegno e il meraviglioso lavoro svolto in questi mesi dai bambini e dai loro docenti. Italian Gas da qualche anno è impegnata a perseguire quello che noi abbiamo definito obiettivo green, un obiettivo molto alto. Come cerchiamo di raggiungerlo? Modificando le nostre abitudini quotidiane sul posto di lavoro, come ha già detto Paolo, abbiamo eliminato la plastica in tutto ciò che è di nostro largo utilizzo, il caffè, le bottigliette dell'acqua, le palette. Abbiamo promosso anche dei comportamenti sostenibili presso i nostri punti vendita. Abbiamo provato e stiamo provando quotidianamente a sensibilizzare la nostra clientela finale ad un uso consapevole dell'energia, quindi ridurre i consumi, consumare energia pulita in qualche maniera. E poi abbiamo anche sponsorizzato e promosso delle iniziative territoriali volte alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente. E da tutto ciò che nasce l'idea di School of Green, ovvero creare una scuola che si prefigga l'obiettivo di sensibilizzare le tematiche ambientali, quindi spiegare gli argomenti e le problematiche di per sé molto complesse, però in modo semplice e incisivo. Al fine appunto di diffondere quel messaggio di sostenibilità, di risparmio energetico e di favorire tutte quelle pratiche tese in qualche modo a ridurre la nostra impronta ecologica. Noi ne abbiamo fatti degli incontri su questo argomento. Alla fine ci siamo chiesti come diffondere questa coscienza ecologica globale. La risposta è stata unanime: solo attraverso l'educazione e la crescita dei più piccoli possiamo provare a perseguire il nostro scopo. Di fatto, solo il contributo dei bambini può salvare il nostro pianeta. Quindi Francesco ricordava Greta Thunberg, effettivamente è stata quella ragazza svedese, oggi 17enne, che è rimasta seduta davanti al Parlamento della sua città finché il governo in qualche maniera non l'ha ascoltata. Lei era, non so se sapete, era estremamente preoccupata perché la sua terra stava vivendo dei mesi di caldo incredibile. Le foreste e i boschi della sua zona subivano incendi continui ed era una cosa che lei in qualche maniera non poteva accettare. Per cui durante l'orario scolastico non andava a scuola, ma si sedeva davanti al Parlamento con la sua bicicletta, che ormai tutti noi abbiamo visto, ed è rimasta lì finché in qualche maniera non è stata ascoltata. Non a caso ha avviato anche tutto quel movimento che si è chiamato appunto Friday for Future, che era quel movimento a cui probabilmente anche voi bambini avete aderito nelle vostre scuole e nelle vostre città. Quindi, non vi preoccupate, sarò breve. Quindi abbiamo provato con il nostro fumetto a fornire in qualche maniera giusti spunti di riflessione. Vi abbiamo proposto a tutti i bambini dei giochi, delle attività, ed effettivamente voi scuole ci avete presentato i progetti che avete fatto, le iniziative rispettose della natura, sia nell'ambito di quella che era la scaletta che noi in qualche maniera abbiamo voluto fornire con i nostri fumetti, ma ci avete anche mandato tanta altra roba, cioè vostre iniziative, cose che voi state promuovendo indipendentemente da noi, cioè del tipo non ci voleva Italian Gas per dirci che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta. Quindi di fatto ci ha stupiti la vostra costanza, l'impegno, la creatività, cioè avete colto i nostri spunti ma avete fatto anche molto di più rispetto a quello che noi stessi avevamo immaginato. E di questo realmente vi ringraziamo in modo sincero. Io non mi dilungo oltre, facciamo così, vi auguro un grande in bocca al lupo, parlo direttamente ai bambini perché voi due vi vedo sempre, quindi non mi voglio parlare. Vi auguro un grande in bocca al lupo per questa finale a tutti i bambini, alle scuole e ovviamente per tutto ciò che tutti i vostri percorsi futuri. E buona finale a tutti. Grazie mille Lorenzo. Grazie Lorenzo. A voi.
precisiamo anche ai bambini, magari andate a scuola e poi dopo protestate. Sì, no, non ci dobbiamo animare Greta. Assolutamente, sennò poi le docenti poi ci picchiano. Ma poi Greta era grandicella, l'ha fatte queste cose, aveva già una quindicina d'anni, i bimbi piccoli vanno a scuola. Esatto, però messaggio a tutti i bambini sicuramente di fare come Greta Thunberg, cioè alzare la voce e far sentire quanto è importante il futuro del pianeta e che il futuro del pianeta è nelle loro mani, quindi assolutamente devono difendere quello che è il loro futuro. Noi ormai siamo vecchi e quindi ormai non avremo, avremo poco futuro su questo pianeta, ma loro devono preservarlo e bisogna che insomma la loro cultura incrementi e diventi importante. Prima di passare al momento clou, perché siamo tutti in suspense per sapere, tutti in tensione per sapere chi sono i vincitori, sì. Noi volevamo far sentire il saluto di alcuni dei nostri giurati che ci tenevano a mandarvi un video messaggio e un loro contributo video. Pregherei la regia di mandare il contributo del dottor Claudio Vecchio, amministratore unico delle edizioni didattiche Gulliver. Buongiorno a tutti. In qualità di editore ho avuto il piacere di essere membro della giuria del contest School of the Green, promosso da Italian Gas. Ho accolto con piacere la loro richiesta, poiché la casa editrice che rappresento è da sempre impegnata a promuovere comportamenti di salvaguardia dell'ambiente attraverso le proprie riviste, guide didattiche, libri di narrativa, materiali operativi rivolti ad insegnanti ed alunni della scuola primaria e scuola dell'infanzia. Riteniamo infatti sia importante sensibilizzare i bambini fin da piccoli alle tematiche relative alla cura del nostro pianeta. Infatti, con piccole attenzioni e pratiche quotidiane si possono evitare sprechi e ridurre i rifiuti, privilegiando così il riuso creativo. Ho potuto constatare che i partecipanti hanno interpretato al meglio e con originalità l'iniziativa promossa da Italian Gas. Ed è per questo motivo che mi complimento con i partecipanti per i progetti realizzati e invito tutti a continuare ad avere sempre un'attenzione ecologica nelle azioni quotidiane e la consapevolezza che il futuro del nostro pianeta è nelle mani di tutti noi. Un caloroso saluto a tutti e buone vacanze. Bene, salutiamo e ringraziamo il dottor Claudio Vecchio, amministratore unico edizione didattiche Gulliver, e ascoltiamo brevemente il messaggio, il video messaggio e il saluto del presidente dell'associazione Plastic Free ODV Onlus, da sempre impegnata nella eliminazione della plastica della nostra vita quotidiana, il dottor Luca De Gaetano. Prego la regia di inviare il contributo. Buongiorno a tutti, sono Luca De Gaetano, presidente dell'associazione Plastic Free. Insieme alla giuria abbiamo scelto il progetto vincitore. Erano tutti molto interessanti e molto creativi, quindi complimenti a tutti e soprattutto complimenti a Italian Gas per aver creato questa iniziativa lodevole. Chi è Plastic Free? Plastic Free è un'associazione che si sviluppa in tutta Italia e combatte contro la tematica della plastica. Oggi la plastica è un problema perché è finita nei mari e sta non solo inquina, bensì sta facendo tante vittime tra le creature marine. Ma a spiegarvelo vi lascio questo video. Ed eccoci tornati, ringraziamo anche il nostro caro Luca De Gaetano che ha voluto appunto dare il suo contributo. Ciao Luca. E adesso Francesco, diciamo che siamo nel momento clou, quindi possiamo annunciare le tre classi che sono in finale, quindi sono arrivate alla nomination finale. Quindi esatto. Le tre classi sono l'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi con le classi prima A e prima B.
Il Giovanni XIII, secondo circolo didattico di Fasano, con le classi terza C e quarta A. E l'istituto comprensivo Ennio Galice di Civitavecchia con la classe prima D. Bene, non ci resta che annunciare il vincitore. Vincitore, mandiamo alla regia il contributo video. Bene, il vincitore quindi dell'edizione 2020 di School of Green, della la classe più Classe green più green d'Italia è Paolo, annuncialo tu. è l'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi con le classi prima A e prima B. Congratulazioni e complimenti per questo grande traguardo, ma complimenti anche alle altre classi che sono state davvero bravissime. Quindi bravissime tutte le classi che hanno dato il loro contributo. E quindi vediamo adesso se dalla regia riusciamo ad avere un contributo anche dell'insegnante delle classi prima A e prima B, la maestra Fedora Di Narso, che con tanto. Eccola qui, ci sono. Eccola qui, benvenuta, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, professor Di Marzo. Buongiorno. Sono felicissima. Che cosa posso dire? Io sono felicissima. Prego, prego. Allora, Guardi, le chiedo il favore di staccare l'audio del computer, in modo tale, o comunque della diretta streaming, in modo tale da un sentire attimo solamente noi. Sì, grazie. sì, un attimo. Ok, Scusateci, sì. solo, sì, eccomi. Ovviamente Allora, potete aggiungere. che cosa posso dire? Io sono, innanzitutto, non sono solo io diciamo, l'insegnante che ha partecipato al progetto, insieme a me ha partecipato anche la maestra Maria Concetta Mammarella. Che cosa posso dire? Io sono felicissima, ma tanto, 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 perché prima di tutto abbiamo lavorato, devo parlare al plurale perché abbiamo lavorato in due e ce l'abbiamo messa tutta. Hanno partecipato dei bambini, ragazzi, diciamocela com'è, bambini di 6 anni, 6 anni, abbiamo partecipato con bambini di 6 anni e loro hanno risposto in una maniera bellissima, che cosa dire, con entusiasmo. Neanche il Covid, come diceva la signora Lorenza, questo virus cattivo ci ha bloccati, perché noi il progetto lo abbiamo portato avanti con forza anche in questo periodo di DAD. Hanno raccolto i tappi, i bambini li hanno assemblati. Ci siamo incontrate con le mascherine per poter assemblare i lavori. Ma che cosa vi posso dire? Io sono strafelice perché Congratulazioni. ci abbiamo messo il cuore in questo lavoro. Dottoressa Di Marzo, congratulazioni. Congratulazioni di tutto. Prego, prego, dica, dica. Il progetto, praticamente, come avete visto, è una borsa porta PC dove abbiamo rappresentato questo lavoro. È stato iniziato a scuola e poi è stato ultimato a distanza. Tant'è vero che io devo ringraziare i bambini, ma anche i genitori, perché i genitori ci hanno Assolutamente. sostenuti. Noi senza le Certo. famiglie, noi insegnanti, non possiamo fare niente. Loro sono la nostra forza e ci hanno aiutato in tutto. Che dire? Le attività sono state svolte. Questo progetto che stavo dicendo è stato fatto perché, qual è il significato, il messaggio che vuole dare?
è che la tecnologia non deve essere in antitesi con l'ambiente, deve essere un supporto per l'ambiente. Perché, come voi avete visto, io ho inviato anche dei giardini pensili che hanno realizzato i bambini, utilizzando delle app che hanno cercato sul computer. Quindi il prodotto finale, la borsa, diciamo portacomputer, ma se voi avete visto sul fronte c'erano le energie rinnovabili, l'albero, simbolo della vita sul pianeta Terra che noi abbiamo il dovere di salvaguardare. E i bambini questo lo hanno capito bene. Dietro la borsa era ricca di colori perché il mondo è bellissimo, il mondo, signore, ha colori. E noi non lo dobbiamo deturpare perché i colori sono belli, non è bello un mondo in bianco e nero, che vi devo dire? Io e la mia collega abbiamo visto tutto questo nel lavoro fatto, che i bambini hanno saputo apprezzare e con loro i genitori. Io vi dico grazie, avete saputo valorizzare i sacrifici, la creatività e tutto l'impegno che c'è stato, perché vi dico francamente, in questo progetto ci crediamo e ci abbiamo creduto. Grazie a voi. Grazie, grazie all'insegnante Di Marzio e salutiamo anche l'insegnante Mammarella che è stata partecipe del progetto e tutti i bambini delle prime che salutiamo sperando che qualcuno ci stia guardando, ma immagino sicuramente di sì. Quindi salutiamo tutti i bambini delle prime e Paolo, ti ringraziamo ancora. ricordiamo che le classi vincitrici della classe più green vincono un prodotto multimediale a vostra scelta che vi verrà consegnato. A chiusura del live streaming, quindi poi ci accorderemo sulla consegna e sul prodotto multimediale che desiderate, offerto assolutamente da Italian Gas. Io direi: mandiamo direi Sì. che il nostro miglior premio è l'entusiasmo della professoressa Di Narzo che ci ha trasmesso, devo dire, tutta la gioia dei bambini e l'impegno dei bambini. Noi sappiamo benissimo quanto poi, anche soprattutto in periodo di lockdown, anche le famiglie siano state in difficoltà anche nel dover appunto impegnare il tempo dei nostri ragazzi. Speriamo di aver dato un piccolo contributo noi di Italian Gas alle scuole per un'attività anche a casa che siano state utili e con un obiettivo, insomma, quello di Sì, far crescere una costruttive. coscienza green. Esatto. Io Sì, direi: facciamo vedere. guardiamo insieme il video. Abbiamo realizzato un piccolissimo video. Purtroppo non siamo stati in grado di inserire tutti i lavori e tutto il percorso delle classi durante l'anno, abbiamo fatto una piccola sintesi. Guardiamo un minuto la sintesi dei lavori fatti dalle classi di Gulenisi, vincitrici delle classi più green. Prego la regia di mandare il contributo video. Bene, ringraziamo ancora la professoressa Di Narzo, complimenti, sono stati lavori bellissimi, la borsa porta computer è stata veramente geniale come realizzazione, un progetto veramente originale che ha mantenuto quei criteri appunto che noi poi abbiamo assegnato alla fine, originalità, anche follow-up, quindi ancora grazie professoressa Di Narzo, grazie anche a tutti i suoi allievi della classe prima B dell'istituto comprensivo di Guglionesi. Noi la salutiamo e speriamo di rivederci al più presto, anche magari dal vivo, speriamo. Mandateci una foto voi con il prodotto multimediale ricevuto, saremo lieti di pubblicarla, anche perché ci fa assolutamente piacere vedere la continuazione del vostro progetto. Ok. Non so se ci sente la presa di Narzo. Cos'è, il nastro ci sente? No, Sì,
Sì. Perfetto. Ok, allora la salutiamo e la ringraziamo ancora per il contributo per tutto questi mesi delle contest, e a nome di tutta Italian Gas la ringrazio e ancora congratulazioni. Ok, va bene, vi ringrazio, sono io che ringrazio voi. Grazie a voi. Arrivederci. Bene, l'entusiasmo delle scuole e delle classi e la presa di marzo l'ha trasmesso, vero Paolo? Sì, sì, sicuramente si spiega il motivo per cui abbiano vinto i bambini delle prime, perché l'insegnante è stata sicuramente entusiasta dall'inizio alla fine. Ma noi, io che ho seguito comunque i progetti lungo tutto questo percorso, vedevo anche nell'attenzione a volte dei giornaletti, dei fumetti che non arrivavano, che ci chiamavano proprio il giorno dopo, chiedendo dove erano. A volte le spedizioni ritardavano, esatto. Purtroppo succede. Quindi da queste cose abbiamo capito subito dall'inizio, da novembre, perché diciamo il progetto nasce a ottobre del 2019, con il primo numero che è partito a novembre del 2019, quindi parliamo di 7 mesi fa. Quindi già dall'inizio si era capito che il progetto aveva comunque già riscosso un grande successo. Francesco, io direi che andiamo avanti. Sì, le scuole. Esatto. La scuola più green d'Italia, dobbiamo nominare la scuola più green d'Italia. La scuola più green d'Italia, che ricordiamo vincerà un buono, quindi di 3.000 euro da spendere in attività appunto didattiche, in materiale didattico. Quindi possiamo andare avanti con le nomination delle scuole. Benissimo. E iniziamo. Esatto. Faremo vedere anche una sintesi dei progetti realizzati da ogni scuola dopo ogni nomination. Quindi ad ogni nomination partirà un piccolo video di sintesi dei progetti. Anche in questo caso vi chiediamo perdono se non abbiamo potuto inserire tutti i progetti, ma erano davvero tanti quelli che ci avete inviato. Paolo, il primo candidato? Allora, il primo candidato, le 3 scuole finaliste, quindi The School of Green 2020, il primo candidato è l'Istituto Comprensivo Ennio Galice di Civitavecchia. Partiamo con il contributo? Avanti con la seconda nomination, Francesco? Esatto, la seconda nomination è il secondo circolo didattico Giovanni XXIII di Fasano. Chiedo alla regia di inviare il contributo video per la scuola di Fasano.
Ed eccoci tornati quindi in diretta e andiamo avanti con la terza nomination, quindi della terza finalista delle scuole del contest School of Green, è l'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. Andiamo con il contributo dalla regia, grazie. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait. Ed eccoci tornati, Francesco. Siamo di nuovo in diretta e quindi siamo nel momento clou, c'è un po' di emozione anche da parte nostra, quindi dopo questo lungo percorso che, ripeto, è durato più di 7 mesi, ma è stato un piacere. Quindi prima di annunciare la scuola vincitrice, Francesco, è doveroso quindi ringraziare davvero tutte le classi che hanno partecipato. E quindi, a prescindere da chi vincerà, siete state tutte bravissime. Complimenti ancora alle insegnanti, ai genitori e ai bambini. Francesco, siamo al momento decisivo. Al momento clou. Io direi, chiederei alla regia di mandare il video, perché stiamo per annunciare la scuola più green d'Italia, quella che si è distinta per le attività più ecosostenibili. Prego la regia di mandare il video. Bene, benissimo. Allora, il vincitore. Complimenti. Il secondo circolo didattico Giovanni XXIII di Fasano. Complimenti ai ragazzi di Fasano. Complimenti davvero di cuore per l'impegno che ci avete messo. Davvero complimenti alle insegnanti tutte della scuola di Fasano. Grazie davvero. Bravissimi. Purtroppo abbiamo potuto mettere solamente alcuni dei progetti, ma Fasano ci ha mandato veramente tantissimi progetti, contributi e video. Si è dimostrata la classe più green d'Italia. Vediamo se abbiamo in collegamento la scuola di Fasano. Aspettiamo notizie dalla regia, se è con noi la professoressa Alma Semiraro. La... No, purtroppo ci dicono che non è in questo momento online, purtroppo non è riuscita a collegarsi. Un attimo, sta che arriva arrivando. Io direi, se magari in questo momento vuole entrare Lorenza De Marinis, magari per le congratulazioni nel frattempo alla scuola di Fasano. Lorenza, abbiamo il vincitore. Abbiamo il vincitore, Lorenza. Sì, abbiamo il vincitore della classe e la vincitrice scuola, perché scuola è donna. Ora li abbiamo allertati subito i vincitori, perché insomma questo è il bello della diretta, quindi se c'è un pochino di tempo da aspettare vi chiediamo la pazienza di attendere qualche secondo, ma non ci piaceva l'idea di svelare in anticipo il tutto. Se avessimo avuto una vera diretta, vi avremmo avuti tutti lì di fronte a noi, su questo bel palco, in mezzo al verde, e quindi di conseguenza qualcuno dal pubblico si sarebbe alzato e sarebbe arrivato. Eccoci qua. Ecco la piazza Semeraro con complimenti. Congratulazioni. Congratulazioni a tutti, complimenti.
È bellissimo vedere la scuola non al completo, però insomma con tutti sicuramente i docenti che hanno inviato i progetti sono stati Per favore di abbassare lo streaming, di rimanere con noi solamente in chat o di chiudere lo streaming a questo momento. E purtroppo non mi sentiamo. Vedete la pagina di Telecast dello streaming, altrimenti fa eco. Ecco qua, perfetto. Perfetto. Ci sente? Sì, non vi sentiamo. Perfetto, congratulazioni e complimenti a tutti. Buongiorno, complimenti grazie. Alla scuola. Siamo felicissimi. Bene, ti racconti come è andata la vostra, qual è stata la vostra esperienza? È stata una bellissima esperienza. Da subito abbiamo preso tutto quello che ci è stato proposto, anche i ragazzi. Purtroppo siamo stati bloccati come tutte le scuole d'Italia fuori dall'emergenza. Hanno continuato con entusiasmo a casa, hanno coinvolto anche i genitori, i fratelli maggiori. E la cosa bella è stata che ci mandavano gli audio tramite WhatsApp dicendo: maestra, grazie, perché in questi momenti di noia noi siamo impegnati per il progetto. Bene, quindi bene. Siamo veramente soddisfatti. Perfetto, perfetto. Vai Paolo. Davvero grazie Palma, ringrazio tutte le insegnanti anche lì dietro. Mi chiedo solo di chiudere lo streaming, Palma, se riesci a chiudere la pagina. Ma noi qui non sentiamo da qua. Abbiamo... Ok, perfetto, perché altrimenti ci viene dovreste comunque... chiudere la pagina di Italian Gas, così ci dobbiamo solo così. Dobbiamo chiudere la pagina di Italian Gas. Sì, esatto. Sì. E poi la riaprite. Scusate, purtroppo come potete immaginare il collegamento è stato veramente all'ultimo secondo, perché la scuola non sapeva di aver vinto, quindi è stato veramente improvvisato il collegamento. Quindi oggi siamo felicissimi di venire tutto lo staff. Vediamo anche uno dei progetti anche realizzati. Sì, sì. Visto che noi una professoressa. Abbiamo problemi tecnici. Prova. Ok. Il bello della diretta. Perfetto, va meglio. Sì, tra l'altro sono stati talmente bravi non solo a elaborarli i progetti, ma anche a trasmetterceli. Avete esatto. Fatto dei video bellissimi, per cui il nostro è forse un po' riduttivo quasi. Tra l'altro molti video sono su YouTube, quindi invitiamo anche tutte le altre scuole magari a visionarli, perché avete fatto veramente un ottimo lavoro. Complimenti. Noi vi ringraziamo tantissimo. Vi passo un attimino la dirigente che vi vuole salutare e ringraziare. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie davvero per che avete dato alla scuola. È stata una gioia immensa adesso. È la prima volta che ci assembliamo a scuola. Mi raccomando, distanziati, mi raccomando, distanziati. Sì, siamo distanziati. È la prima volta, abbiamo fatto tutto online, collegio dei docenti, consigli di classe, questa è la prima volta che siamo qui a scuola, insomma, era giusto che fosse così perché è stata un'emozione bellissima, abbiamo gioito finalmente dopo tanti mesi di sofferenza. Grazie anche per a quello voi. Che sono stati. Speriamo di continuare. Ecco, è un percorso che non si deve fermare perché sì. È il nostro e quindi dobbiamo salvaguardarlo assolutamente. Grazie davvero. Davvero grazie a voi per il contributo che avete dato in questa davvero a questo contest, perché tante scuole hanno dato un grande contributo e quindi ringraziamo tutte le scuole e vi ringraziamo ancora a voi e tutte le insegnanti lì che vedo in fondo, che comunque sono un po' piccole, però vi chiediamo anche di farci vedere uno dei progetti, lo vediamo lì, quello rosso che era presente nel video, se ci potete far vedere uno dei progetti lì. È uno stampellino che hanno ricavato da un bidone di plastica, Perfetto. Se lo potete avvicinare così lo vediamo anche un po' meglio, lo facciamo vedere anche a tutti quanti, qui verso la telecamera, grazie. Perfetto, bellissimo, facciamo vedere, guardate. Anche questo andrà nell'aula lettura magari. Bellissimo, bellissimo. La creatività dei ragazzi. Ovviamente ricordiamo che alla scuola di Fasano va un buono di euro 3.000 offerto da Italian Gas con l'invito
Cosa ne farete? Speriamo, non è una cifra enorme, ma speriamo che sia investito in un progetto green. In vista della ripartenza problematica di settembre, penso che sarà impegnato nel migliore dei modi per partire in sicurezza. Bene, teneteci aggiornati, ovviamente, sulle vostre attività e fateci sapere anche come l'aula lettura sarà stata poi allestita alla fine con tutti i materiali di riciclo e materiali recuperati grazie al progetto. Adesso dovremo organizzare una mostra quando sarà possibile. Ah, bellissimo. Tutti i materiali realizzati dai bambini in questo periodo di quarantena. E poi aprirla anche ai genitori, all'utenza, al pubblico. E noi aspettiamo l'invito. Vogliamo esserci anche noi. Ancora bravissimi, e devo dire che il vostro entusiasmo, l'entusiasmo prima della professoressa da Guglionesi e adesso voi dal corpo docente di Fasano, ci riempie di gioia e ci inorgoglisce per questo percorso, perché vuol dire che il lavoro è stato fatto bene, che vuol dire che abbiamo trasmesso la cultura green alla scuola e ai vostri alunni soprattutto. Noi vi ringraziamo ancora, ringraziamo la professoressa Semeraro, ringraziamo la dirigente del giorno 23esimo di Fasano e tutto il corpo docente, grazie mille, grazie ancora per aver partecipato, un saluto enorme e alla prossima. Speriamo di vedervi presto dal vivo e ancora congratulazioni. Buon lavoro a tutti. Grazie mille. Salve. Perfetto. Siamo arrivati alla conclusione, abbiamo finalmente nominato la classe e la scuola più green e siamo arrivati alla conclusione di questo concorso, di questo contest School of Green che ci ha tenuto impegnati per, beh no, diceva Paolo, 7-8 mesi praticamente, certo. un parto. È stato, e Lorenza tu ne sai qualcosa, anzi facciamo le congratulazioni a Lorenza che nel frattempo ha dato la luce ad Andrea nel periodo proprio del contest. Del contest, del Covid, di tutto. Esatto, proprio a sottolineare che proprio loro sono il nostro futuro, quindi Renza sicuramente, esatto. Andrea partirà subito bene con una cultura green già immediatamente, un'impronta, un imprinting green già ben preciso, è nato durante il contest, quindi mai miglior auspicio non ci poteva essere. Esatto, vorrei, se posso, fare un ringraziamento alla scuola di Civitavecchia, perché la giuria ha avuto estrema difficoltà ad assegnare i punteggi, in quanto anche le classi in gara della scuola di Civitavecchia sono state bravissime. La scuola si è mostrata realmente impegnata, insomma, in questo progetto, ma in generale nelle iniziative green, hanno riqualificato il loro giardino, hanno dei progetti da portare comunque a termine non appena ovviamente si potrà tornare a scuola. E quindi un doveroso ringraziamento va a loro, che sono appunto è la seconda scuola classificata e anche tra le classi praticamente sono arrivate tra le prime, però non sono riuscite a vincere. Li ringraziamo realmente perché anche le docenti di quella scuola hanno fatto un lavoro egregio, tutte le famiglie sono state coinvolte, hanno realizzato anche opere abbastanza grandi, quindi di fatto si capisce che c'è stato il contributo di nonni, zii, piuttosto che fratelli maggiori e genitori. E noi come Italian Gas vorremmo dare un loro piccolissimo contributo, quindi a settembre, non appena si tornerà a scuola, invieremo loro un kit di borracce per ricordare, insomma, questa esperienza passata insieme e in qualche maniera per ringraziarle ancora della partecipazione. Ringraziamento che oltre a Civitavecchia va ovviamente a tutte le altre scuole, a tutte le classi che hanno partecipato, però se volessimo praticamente nominarle tutte ci vorrebbe una diretta di un'altra ora e diventerebbe un po' noioso, quindi grazie a tutti quanti sul serio. Oltre 40, ricordiamo. Esatto, non avete avuto magari diretta visibilità come le altre, perché purtroppo in ogni concorso l'importante è partecipare, però ci sono dei vincitori, quindi è giusto, esatto, insomma, premiarli nel modo corretto. Quindi io vi ringrazio realmente tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo concorso, perché realmente è stato impegnativo, soprattutto per noi che facendo impresa, azienda, non siamo abituati a parlare il linguaggio dei bambini piuttosto che entrare in queste dinamiche delle scuole, però abbiamo fatto un po' il possibile per cercare di rendere la cosa piacevole e di essere seguiti, insomma, nel modo migliore. Il nostro obiettivo voleva essere quello di trasferirvi un po' di amore per la nostra terra e un po' di rispetto. Tutto qui, speriamo di esserci riusciti.
Quindi io auguro a tutti i bimbi che ci stanno ascoltando, le insegnanti, ora buone vacanze a tutti, perché insomma è stata dura questa chiusura di scuola, immaginiamo. Esatto. Quindi ringraziamo sì, anche tutti quanti la giuria che ci ha supportato, anche l'illustratore Michele Santoruvo, salutiamo tutti i dipendenti di Italian Gas, i dealer di Italian Gas che hanno partecipato e ci hanno aiutato nel diffondere anche il contest, le scuole, i dirigenti scolastici, i professoresse, docenti, gli alunni, le famiglie, chi più ne ha, chi più ne metta, non ricordo. I nonni, Francesco, non ci dimentichiamo dei nonni, che i nonni ormai sono fondamentali e vitali per le nuove generazioni. Esatto, ho dimenticato qualcuno, Paolo, da salutare. Anche il personale scolastico che sicuramente li avrà aiutati. Avrà dovuto risistemare tutto il caos che abbiamo generato a scuola. Certo, salutiamo anche Francesco Cambione che ci sta seguendo anche con eventi live in diretta, la regia di questo evento. Ciao Francesco. Che ci sta sopportando e supportando in questo momento nel nostro caos da Babilonia. Niente, cosa ci resta? Ci resta che augurare a tutti quanti buona estate. Buona estate green, sì. No Paolo? Direi. Sì, buona estate green, ma soprattutto ancora una volta un ringraziamento a tutte le scuole, ma soprattutto alle tre scuole finali, alla scuola di Guglionesi, alla scuola di Civitavecchia e alla scuola di Fasano, che si è aggiudicato il concorso, ma grazie a tutti davvero. Perfetto, ancora grazie da Italian Gas, alla prossima, buona estate, buone vacanze, mi raccomando, fate i bravi sulle spiagge, non buttate la plastica, raccogliete i rifiuti e risparmiate energia, mi raccomando. Un saluto. L'ultimo numero. Anche differenziate i rifiuti, era giusto. Sì. E occhio soprattutto ai nuovi rifiuti, perché questo Covid purtroppo ha generato tante immondizie in più, tanta plastica, tanti guanti, mascherine, differenziateli nel modo più giusto possibile, mi raccomando. Perfetto, ricordiamo ancora, dopo questa diretta streaming, verso l'ora di pranzo, saranno disponibili le classifiche finali per le classi e per le scuole e il nuovo numero per l'estate 2020, dove speriamo di allietare ancora per un po' sulla spiaggia, in montagna, dove sarete tutti i bambini. Beh, io non ci resta che salutarvi tutti. Certo. Sì. Molto bello. Grazie a tutti, grazie davvero e alla prossima, grazie, un saluto da Italian Gas. Ciao, buone vacanze, grazie. A presto.